Allora, giornata libera. Vediamo se c'è qualcuno in giro, ma non credo. Magari c'è Marie per l'ultima. L'ultimo rank up. Yes! Ma c'è anche Rise. No, facciamo prima Marie. Yes! Let's go. Let's go. Ok. Zona ristoro di Juness. Ho deciso di aiutare, di venire qui per un pisolino, cioè per fare una pausa dopo aver aiutato Maria a fare shopping. Oh, ti ho trovato, senpai. Oh, Marie, ci sei anche tu. Io ogni volta che secondo me Rise parla con Roy, ma c'è anche Marie, fa sempre: oh, Marie, non mi aspettavo di trovare anche te con lui. Tanto tipo rumori di tipo dita su una lavagna. Oh, Sensei è circondato dalla gnocca! Voglio anch'io starci in mezzo. Ah, lo sapevo. Buongiorno, Marie. Stavo giusto dicendo a Cie che scommettevo che qualcuno sarebbe venuto qui. Rise Malfoy. Si è fatta tardi e hai riportato Maria alla Velvet Room? Ah! Quindi niente rank 10. Mi ha ingannato? I've been bamboozled. Oh, gli esami. Che bait, vero? It's time for the exams. Yo! Yo! Ma non ci sono le domande degli esami? Che cosa succederà? Sono un po' preoccupato anch'io, in realtà. Pensavo che tutta questa storia della nebbia diventasse nociva per le persone. Che fosse nociva per le persone fosse soltanto una voce. Ma la gente si sta davvero ammalando. E al di là di questo, ci sono stati un sacco di voci che si stavano diffondendo. Cavolo. Non so davvero. Oh, Ennio, non so davvero che cosa pensare. Inai, da che cosa ha avuto origine la cucina francese? L'italiana, non me ne frega un cazzo. What does the figure in figure skating refer to? Forme geometriche? Forme geometriche. Bla. Che Khufu Atlante. Bridal. Sì. Akaku. Abbiamo finito gli esami. Nessuna nazione. La sequenza di Fibonacci.
Il deserto del Wilwincia è stato trovato? February, January, December mi serve. Namib. Mochi. Trasparente, cross section. Merda. Wow, e voi da dove saltate fuori? Wow, that's quite a Wow. crowd you got there. Quanta gente. We ran into each other Ci back siamo there, so beccati we poco gave fa, you a quindi hug. siamo venuti The fog's insieme. so thick that La sometimes nebbia è you can così see your thick own che a party volte face non riesci a sometimes vedere when you're a un brute palmo force. dal tuo naso. Quindi ormai la gente si sta formando i gruppi. It's definitely been weird lately. Yosuke! It's so Yosuke! cold too. Ma è abbastanza strano ultimamente. Fa così freddo. Visibility's so bad it's La visibilità scary. fa schifo e Can I fa stay paura. close to you, Posso Senpai? starti vicino, Senpai? Oh, those Questa ragazza non grammatical cambia jokes. mai. It really is hard È to say davvero anything difficile in this, though. vederci. It's just È like on the proprio other come side. dall'altro. È come nell'altro mondo. And boy, the fog is thick! Guys, put on Ragazzi, your glasses! mettete gli occhiali! Quando metti gli occhiali, la tua visione diventa molto migliore. Whoa, Oh, it's è all tutto così clear. nitido! Ma What che the cazzo hell? sta succedendo? These glasses are meant to Questi help us occhiali see through the sono fog in creati another per aiutarci a world. vedere attraverso la nebbia dell'altro mondo. But putting that Ma aside, no mettendo da glasses parte would tutto questo, influence visibility in nessun the occhiale fog dovrebbe, under nessun normal occhiale dovrebbe circumstances. migliorare la visibilità di qualcuno nella nebbia sotto normali circostanze. Then, Allora, could the fog from over che la, there nobbi, be che la leaking nebbia into our world? dell'altro mondo si stia infiltrando qui nel nostro mondo. Sono infiltrazioni. Pensate che sia così? Io stavo soltanto immaginando che voi steste per ignorare, come al solito, la povera CIE. È solo un pensiero. Il mood si adombra. In ogni caso, oggi è l'ultimo giorno di esami, giusto? Finiamoli così possiamo incontrarci al quartiere speciale dopo la scuola. Oh! Non abbiamo usato quel nome per un da un bel po'. Yeah, it leaks. Yeah, I'm pretty sure he leaks. We got some major damage. Morgana. Ma io. Ci sarà un risvolto drammatico nella storia in questo momento. Molto consigliato che tu salvi. Ehi, ecco la storia della nebbia. Alcuni specialisti stanno sollevando delle preoccupazioni che questa nebbia possa essere composta da sostanze nocive. Sempre più cittadini stanno richiedendo un'investigazione sulle cause della nebbia e dei fatti dietro di essa. Attraverso... Alexa, basta! Bravi. Alexa, chiudi quella cazzo di bocca! Nonostante il governo abbia iniziato delle indagini preliminari, molti sentono come se la causa sia difficile da riconoscere. Quindi questa nebbia è davvero pericolosa. Ormai si fa fatica a vedere gente che si fa passeggiate in giro per la città o anche qui. Tutti quanti sono troppo spaventati dalla nebbia per uscire di casa. Sembra un po' che assomiglia un sacco alla nebbia dell'altro mondo. Ma a parte questo, non ho la minima idea. C'è un altro item of note here. C'è un altro articolo qui. Un riassunto della carriera di Namatame, con dettagli riguardo al caso.
Il sospetto aveva una relazione con la prima vittima. Sembra che lei sia stata uccisa per via di problemi nella relazione. Oltretutto, in aprile, la signorina Saki Konishi, il corpo della signorina Saki Konishi è stato ritrovato. La polizia sta cercando un motivo per l'omicidio. A luglio, un ragazzo che viveva in Inaba ha compiuto un omicidio da mitomane. Cioè, tipo da imitatore. Il ragazzo all'inizio si pensava fosse il colpevole dietro a tutti gli omicidi, ma sospetti futuri li hanno portati su una matame. Lo scorso mese il sospettato ha tentato un rapimento di una bambina di 7 anni di Inaba, con il suo conseguente arresto. Sembra che Namatame sia confinato nel suo letto d'ospedale, quindi altri interrogatori devono ancora cominciare. Quindi è finita. È successo un sacco di roba. Ma tutto ciò che rimane. Tutto ciò che ci resta da fare è che la polizia costruisca un caso su Namatame, giusto? Possono provare qualcosa? Sono sicuro che tuo zio ce la possa fare. Ma le cose che stava dicendo erano palesemente fuori di testa. Se dice qualcosa riguardo al mondo nella TV, potrebbe essere considerato mentalmente instabile. E poi ho sentito che se la polizia non ha abbastanza prove concrete, sarà difficile mettere su un caso. Già, sono un sacco di... ci sono molti di questi casi e colpevoli. È un etern conundrum. Sì, è un bordello senza più fine per gli investigatori. Quindi anche se è stato catturato, la legge non può fare un cazzo. È una possibilità. Ma che cazzo vuol dire? Lo sappiamo tutti che è stato lui. Non puoi semplicemente lasciare un maniaco che pensa che possa salvare la gente uccidendola a piede libero per le strade. Sarà meglio che non sbolognino tutto quanto. Sì, che non giustifichino tutto come una qualche sorta di... sì, che non tralascino una roba così seria soltanto per qualche problema mentale. Ah, conundrum è enigma, grazie Charles. Saki. No, non soltanto lei, o quella annunciatrice. Lui è colpevole anche per via di ciò che è successo al Re Coglione. Se non fosse per ciò che ha fatto, nessuno avrebbe provato a imitare i suoi omicidi. È colpa sua se Nanako è in ospedale adesso. Si è ricordato che hai fatto una promessa a Nanako quando hai di comprare un nuovo kotatsu. Sirei, si immagina che accadrebbe se Ryuji e Chie si incontrassero? Si incontrano in persona Q2? Qual è il problema? Hai detto agli altri della tua promessa a Nanako. Un kotatsu. Oh, allora perché non andiamo a controllarli adesso? So che Nanako sarebbe entusiasta di sapere che a casa l'aspetta un nuovo kotatsu. Caso, perché non me l'hai detto prima? La stagione infernale si sta avvicinando e ne abbiamo un sacco in magazzino. Va bene, andiamo tutti quanti al reparto giusto. Per Nanako! Nel reparto elettrodomestici. Se dobbiamo prendere un kotatsu, sarà meglio prendere anche delle arance spremute. Ultimate, grazie per il sub per il quarto mese. Bentornato a tre membri dello squadrone della morte. 4 mesi, a che punto siamo di persona 4? Abbastanza avanti. BM Shadow Knight, grazie per il sub per il 17esimo. Bentornato anche a te. Portatemi le arance le spremute. È un cliché, ma è vero, cazzo. Il miglior complimento per un kotatsu sarebbe una heated rug. Una coperta riscaldata. Caso. Kill the breaker the moment you try to microwave something. Tutto quel succo ucciderebbe. Non so cosa voglio dire. Ah già, non hai mai usato un kotatsu prima, vero Teddy? È tutto bello e calduccio. Cos'è un kotatsu? È quella enorme copertona che si piazza sui tavoli bassi giapponesi e sotto la copertona piazzi una specie di stufetta in modo che l'aria sotto al tavolo coperta da questa specie di trapunta rimanga calda e ti scaldi i piedi e gambe. Posso rimanere qui? Voi avete mantenuto la promessa. Io dovrei tornare indietro.
Beh, non voglio andare finché Nanaccia non si è rimessa. Ma certo che puoi stare. Quante volte te lo devo dire prima che tu lo capisca? Nanako sarebbe triste se tu non fossi qui quando si risveglia. Ma io non sono stato in grado di salvare Nanako. Non essere sciocco, l'abbiamo salvata insieme. Abbiamo catturato l'assassino, bello. Non ce l'avremmo fatta senza di te. Teddy, non dovresti dire certe cose mentre Nanako sta ancora combattendo. Notte, Vito. Ragazzi, puoi rimanere qui. Col cazzo che lo faccio venire a casa mia. Sensei, sono commosso. Rimarrò al tuo fianco finché il Nanako non torna a casa. Ah, è vero. Non c'è più nessuno a casa tua. Ehi, perché non prendiamo anche un regalo di Natale per Nanako, già che ci siamo? Oh, è un'ottima idea. Sono sicura che sarà fuori dall'ospedale per allora. Va bene, ma niente di... Basta con la solita storia, mettiamolo sul conto di Yosuke questa volta, ok? Seriamente, dobbiamo smetterla. Oh, andiamo, perché dovremmo fare una cosa simile? Cosa? I vestiti che hai preso per sti qua? A momenti me la facevo sotto da quanto è costato. Quanti giorni tu pensi che abbia dovuto lavorare per ripagarli? Non posso farci niente se Juness ha dei prezzi giganti. Beh, immagino che te lo potessi aspettare. Non è come se Chie abbia mai avuto occasione di aiutare guy shop e abbia mai dovuto lavorare nella sua vita. Che cosa hai detto? Forza piccola, non combattete solo per me. Ti odio. Stanne fuori. Lasciamoli in pace e andiamo a prendere un regalo per Nanako da soli. Ma che cosa potrebbe mai volere una ragazza della sua età? Cosa pensi che vorrebbe Nanako? Una bambola di Jack Frost. Aia. Ehi, quel coso bianco con la testa rotonda è il migliore. E allora, un peluche in arrivo. Va bene. Non appena Nanako sarà fuori dall'ospedale, faremo una bella festa a casa tua. Sì! E cuoceremo una torta. Ma certo. Facciamo una torta che verrà ricordata. Una torta della Madonna. Oh, col cazzo. State cercando di rimandare Nanako in ospedale? Daci. Pronto, sono Daci. Vorrei che tu rimanessi calmo e mi ascoltassi, ok? Le condizioni di Nanako sono peggiorate. Il dottore vuole che tu venga all'ospedale immediatamente. Vi aspettiamo. Forza, andiamo. Ospedale municipale di Inaba, stanza di Nanako. Kojima sta ascoltando la discussione, le parole del dottore. Ci sono un sacco di voci ad alto volume per tutto l'ospedale. Dottore, questa nebbia è velenosa, non è così? Non è piena di virus. Lo hanno detto sulla TV. Non c'è un vaccino. Si calmi, per favore. È soltanto una voce. Non mi dica di calmarmi. Lei sta mentendo. Lei fa parte di Big Pharma. È un complotto. State cercando... Volete soltanto rimanere lì e guardarci morire? Ma perché cazzo dovremmo fare una cosa simile? Ma è scemo. Che bordello. Che cazzo significa? Non può vedere quanto sta soffrendo. Tutto ciò che possiamo fare adesso è monitorare le sue condizioni da vicino. Dojima deve tornare nella sua... Non me ne frega un cazzo di me stesso. Fate qualcosa per Nanako. Dojima, salvatela. Per l'amor di Dio, per favore, salvate Nanako. Faremo del nostro meglio. Devo chiedere di uscire per ora. Nanako.
Nanako. Una infermiera ha accompagnato Dojima nella sua stanza. Ehi, non puoi fare niente. Tutta sta roba ha a che fare col mondo da cui vieni. Non puoi inventarti qualcosa. Sto pensando, ma... Maledizione. Perché deve succedere tutto questo a una bambina come lei? Non posso perdonarlo. Neanche io. È tutta colpa di quel bastardo. Nanako, starà bene, vero? Siete ancora qui? Come sta Dojima? Le sue ferite si sono riaperte. Lo stanno ricucendo nella sua stanza. Novità sulle indagini su Namatame? A tal proposito, non voglio indorare la pillola, ma stiamo facendo veramente fatica a far sì che le accuse vadano in porto. Ma che significa? Ho parlato con i ragazzi alla stazione e sarà praticamente impossibile che lui venga condannato in tribunale, specialmente date i motivi per cui lo abbiamo depennato dalla nostra lista dei sospettati durante il primo caso. Ah già, qualcosa sul fatto che lui avesse un alibi. Già, quello. E tutta la storia del fatto che lui mette la gente nella TV non esiste che possa reggere in tribunale. Nessuno ci crederebbe. Quello che vuole il pubblico è quando, dove e come Namatame abbia ucciso le persone. E Dojima lo sa. Beh, mi sembra tu sia abbastanza calmo. Sto soltanto dicendo la verità. E tu ti definisci un poliziotto? Eh? Se vuoi vedere questa roba così tanto, te la mostro io. Sbrigati e portami qui una TV. Ehi, basta! Ma che... La famiglia di Nanako è qui. Per favore, sbrigati. Ti prego, parla con lei. Ma che cosa... Che sta succedendo? No. Nanako. Papino. Andrà tutto bene, Nanako. Nanako, puoi sentirci? Capisci quello che dico? C'è qui il tuo fratellone. Tieni duro. Dov'è Dojima? Lo stiamo chiamando adesso. Come sta Nanako? Dottore. Fratellone. Sono qui. Con quanta lo chalance. Ho paura. Fratellone. Papà. Nanako! Nanako! Mi dispiace, signore. No! Maledizione! Maledizione! Nanako! We did everything we could, but we still couldn't figure out what caused this.
Scusate, è arrivato uno dei fammi dire roba con il miglior tempismo di sempre. Ma tu, Atlus, sei una testa di cazzo senza pari. Ma tu vuoi uccidere la speranza di milioni di miei fan? Ma piuttosto muori tu e tua sorella, pezzo di merda! Trova una soluzione e lascia stare la bambina, eh! Stronzo, testa di cazzo! Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, ma non siamo riusciti a capire che cosa l'abbia causato. Citazioni a Boris che... Tirare i pugni al cemento fa male, Kanji. Nanako. Dojima, ma che gli è preso? Eh? Che c'è, ragazzi? Ma... Nanako... Ma allora, dove è andato Dojima? La sua stanza non è da quella parte. Aspetta un attimo. Di là c'è la stanza di... Senpai! Senpai! Dojima potrebbe essere andato da Namatame. Adachi ha detto che ha... Che è ricoverato in questo ospedale. Lo avete messo nello stesso ospedale! Ma porca puttana, è il sospettato di questo caso! Ma perché che cazzo te la prendi con me? È l'ospedale più grande e non è in condizioni di essere spostato. Dov'è la sua stanza? Non posso dirtelo. Dici dov'è questa stanza. Dojima è già andato, non è così? Lo sai che cosa farà se non lo fermiamo? Kanji, non intendi dire che... Piano, di che cosa state parlando? Sputa il rospo, dov'è la sua stanza? Ultimo piano. Seconda... Seconda stanza chirurgica. Quella più in fondo. Ma c'è una guardia di... c'è un poliziotto a guardia. Nel frattempo... stanza di Nanako. Io... ho sempre voluto... prendermi cura di te. E comunque... non sono riuscito a salvarti. È successo nel mio mondo. Anche se ero l'unico Teddy di quel posto, io non sono riuscito a fare nulla. Io... Lasciatemi stare. Devo parlare con lui. Come abbiamo già detto, senza permesso... Permesso? Chi gli ha dato il permesso di uccidere Nanako? Ditemi un po', eh? Andatevene all'inferno! Perché lui è ancora vivo e Nanako è morta? Ridatemi Nanako! Ridatemele! È tutto ciò che ho! L'unica al mondo! Chiamate un dottore! Lasciatemi andare, io devo... Porca puttana, Dojima! Presto, riportatelo nella sua stanza, vado a chiamare i dottori. Dojima, era davvero intenzionato a... La sua unica figlia è morta. Niente mi sorprenderebbe. Dojima probabilmente sapeva. C'era ben poco da fare con Namatame. Non c'erano chance che Namatame venisse incarcerato. Cavolo. Ha ucciso la senpai e adesso Nanako. Quel bastardo se ne andrà a zonzo senza pagare per ciò che ha fatto. Non è giusto. Perché? Perché è lui che può continuare a vivere? La finestra della stanza è spalancata. Che stai a fa? Io ero spaventato, quindi... È la tua vita. E adesso vuoi anche la libertà.
È colpa tua se Nanako... Io non... Mezzanotte? È il Midnight Channel? Ehi, non è... Non sono riuscito a salvarla. È perché voi vi siete messi in mezzo. Un altro Namatame? Come? Quello vero è qui! E abbiamo già sconfitto la sua Shadow! No, a pensarci, Namatame non ha mai affrontato se stesso. E non siamo stati testimoni del suo Shadow che ritornava nel suo corpo come un persona. Forse è questo che stiamo vedendo. Ma che... Fallito, ma non è stata colpa mia. E la legge non può toccarmi. Cosa? È questo che sta pensando davvero Namatame? E allora? Non era impazzito Simiri? Sapeva che cosa stava facendo? Fanculo la legge. Non perdonerò mai ciò che hai fatto. Questo, per favore, fatelo smettere. Smettere cosa? Non abbiamo fatto niente. Oppure vuoi che facciamo qualcosa? Qualcosa adeguato con un bastardo come te. Kanji. Fate ciò che vi pare. Mi odiate perché quella bambina è morta, non è così? Non mi interessa. Vivere o morire non fa alcuna differenza per me. Ma voi? Voi siete diversi. Non potete fare una cosa simile. Non vi osereste mai, vero? Continuerò a salvare la gente. È la mia missione. Missione? Dio mio. Per favore, basta. Vuole che lo fermiamo. Che cosa dovremmo fare? Che cosa intendi dire? Non possiamo permettere che questo bastardo faccia come gli pare. Pure, che cosa intendete fare? Non esiste. Io me ne vado semplicemente senza fare nulla. Capisco, ma... Deve essere una stanza d'ospedale... tipo premium. Un sacco di... Molti ospedali non hanno televisioni così grandi. Ma con qualcosa di simile nella stanza, quest'uomo sarebbe potuto scappare in qualsiasi momento. Anche se una volta entrato, potrebbe non trovare una via d'uscita. Aspetta un secondo, non intendi dire... Ma stai dicendo sul serio? Intendi voltare le spalle e andartene? Non... Ma... Che cosa ti è preso? È una follia! Come possiamo fare una cosa del genere? Chie! Tutti quanti, ascoltatemi! Se lo dobbiamo fare, adesso è la nostra unica occasione. Non avremo altre chance. Di questo passo, questo tizio tornerà a piede libero. E tornerà a salvare le persone. Avete sentito che cosa pensava davvero questo bastardo? Se ciò succede, sarà come di nuovo come con Nanako e con la senpai. Chissà quante altre persone innocenti moriranno. Non posso permettere che vada così. Qualcuno di a me vicino è morto. Il suo assassino non può essere incarcerato. E adesso permetterò forse che tutto ciò succeda di nuovo. Non esiste. È sbagliato, non è così. Ma Yosuke... Tutto ciò che dobbiamo fare è spingerlo nella TV. Tutto qua. Facciamo questa cosa e poi è finito. Solo spingerlo dentro. Se qualcuno di voi non vuole farne parte, andatevene. Non vi costringo a rimanere. Per quanto riguarda me, niente mi permetterebbe mai di perdonare questo bastardo. Ma prima di farlo, voglio sentire che cosa ne pensi tu. Che cosa vuoi fare, leader? Hold it! Non abbiamo tempo di aspettare. Se non lo facciamo adesso, torneranno i poliziotti. Che cosa intendi dire? Objection! Ci manca qualche pezzo. Qualcosa che non sappiamo. Che cosa non sappiamo? Allora, se ucciderà di nuovo, se vendicarsi è giusto, quali sono i veri sentimenti di Namatame,
e se può essere portato in tribunale per i sentimenti di Namatame. Abbiamo appena sentito i sentimenti di Namatame in TV. Che cosa non hai capito? Perché è spaventato? Non lo so, o sta pregando per la sua vita, oppure è impazzito a vedere il suo altro se stesso. Chi cazzo se ne frega? Non è importante adesso. Perché sei così freddo al riguardo? Nanako è morta, per l'amor di Dio. Non ti capisco. Non pensavo che sarebbe finita così. Insomma, pensavo fossimo tutti solo dalla stessa parte. Come puoi essere così freddo? Ti sta bene che con ciò che ha fatto questo bastardo? Ma certo che no! Ma puoi vedere, puoi guardarmi negli occhi e dire che ti sta bene fare la stessa cosa che ha fatto questo tizio? It's just like how you feel right now that you can turn your back and... Capisco come ti senti, che non puoi voltarti e fare niente. Ma non possiamo stare fermi e guardare mentre un nostro amico diventa un assassino, idiota! Uccidere qualcuno perché ha ucciso qualcuno... Non posso decidere su qualcosa di così serio, ma comunque... Se sei così incazzato per qualcuno che... per via di qualcuno che ti era così vicino, allora non devi essere un assassino. È un qualcosa che su cui non potrei mai tornare indietro. Allora lo lasciamo ai poliziotti. Ti fidi di lasciarlo a loro? Anche se non possiamo fidarci. Da qui in poi non è più una nostra battaglia. Sta a Dojima e i suoi colleghi combattere per incarcerare questo sospettato. È questo che intendi dire? Sono orgogliosa che io sia riuscita a proteggere questa città insieme a voi. Ecco perché non voglio che questa terribile situazione peggiori ancora facendo una cosa simile. Voglio continuare ad andare a scuola con voi e farmi dei bei ricordi con i miei amici. Non voglio che uno di questi ricordi sia l'omicidio di qualcuno. E quindi chi se ne frega se c'è un altro crimine? Possiamo comunque salvare la gente, come abbiamo sempre fatto. Non è ancora successo niente. Allora perché dare per scontato che il nostro futuro sia pieno di sventura? Ciao Goro, non ti so dire quando uscirà Scramble. Secondo me inizio 2021. Non è ancora successo niente. Eppure... Ah no, non è ancora successo niente. Il nostro futuro non è ancora deciso. Torniamo nella stanza di Nanako. Ragazzi, non buttatemi nella televisione. Io ho perso la corsa della mia vita a causa di quella robaccia. Oh, eccovi qui. Nanako è tornata... È ritornata. Huh? Che cosa hai detto? Nanako è viva! Ma mi prendi per il culo? È molto raro venire a tornare in vita dopo che il cuore e i polmoni sono ceduti, ma è successo. Ma fino ad adesso... But until I know... Ma finché non scopro perché è collassata, non posso essere sicuro che si riprenderà. Eppure, Nanako, una lottatrice, sta combattendo disperatamente per rimanere viva. Quindi non è uno scherzo. Mi sta dicendo la verità. Nanako. Oh mio Dio. Io. È incredibile. I miracoli succedono. Sono contenta. Io non sapevo che cosa fare. Basta smetterla. Smettetela di piangere voi due. Toccando le tette a Nanako, ma come si permette? Atlus di merda, non puoi giocare con i miei sentimenti così! Aspettate un attimo, dov'è Teddy? Mi sono accorto che non è nemmeno venuto con noi nella stanza di Namatame. Hai ragione, è strano. Immaginavo che non si sarebbe allontanato dal fianco di Nanako. Teddy, dove sei andato? Dopodiché, hai trovato un biglietto di Teddy.
Me ne torno nel mio mondo. Non è facile vivere qui adesso, ma è la mia realtà. Sono davvero, davvero grato per tutto ciò che avete fatto per me. Beh, ci vediamo. Resuscitare non è raro, è impossibile, giusto? Perché il mio cane è ancora morto? Tutti quanti hanno evitato di parlare del caso e hanno aspettato per che finisse l'inverno. E così è passato il tempo. March 21, 2012. È arrivata la primavera, Inaba. Residenza Dojima. E ora una storia sui rapimenti seriali e i casi di omicidio che hanno... Grazie Power, grazie per il sub, benvenuto tra i membri dello Squadrone della Morte. E sono avvenuti a Inaba. L'imputato Taro Namatame ha confessato di avere commesso molteplici rapimenti che prima sembravano irrilevanti. In ogni caso, ha continuato a negare il suo coinvolgimento nei primi due omicidi. Namatame ha anche mantenuto la sua strana insistenza che, cito, metteva la gente nella TV per salvarli. Con un sacco di punti di domanda sui suoi motivi, i suoi metodi, molti sperano che questa causa possa portare un po' di luce su questi misteri. E ora, le previsioni del tempo della nebbia. E continuerà a esserci nebbia come c'è sempre stata. È quasi il momento per il tuo treno. Sei pronto ad andare? Peccato che Nanako non abbia potuto lasciare l'ospedale per poter dire ciao. Ancora un po' di tempo e forse ce l'avrebbe fatta. Sentiti libero di venirci a trovare quando vuoi, ok? E salutami i tuoi genitori. Non c'è nient'altro che possa fare per questo caso. Potrei finire a testimoniare in tribunale, altrimenti potrei semplicemente vedere come si dipana la faccenda. Non immagino che possa ricevere una sentenza tanto dura, viste le prove, o la mancanza di esse. Beh, è andata così. Ehi, ti dispiace se ti chiedo una cosa? È passato soltanto un anno da quando sei arrivato, ma è successo un sacco di roba. Cosa ne pensi del tuo tempo passato qui? Sei soddisfatto con le cose che hai fatto, le scelte che hai compiuto? Ho dei rimpianti. Capisco. La vita ha un sacco di... ha un modo di andare in posti dove non pensavi di volere. Beh, dovremmo andare. I tuoi amici ti stanno probabilmente aspettando alla stazione. Andiamo. Ehi. Grazie, Roy. Naoto, biggest regret. Ci stai davvero lasciando, eh? È tutto finito troppo in fretta. Tornerai a trovarci, vero? Ti chiamerò immediatamente se succederà qualcosa. Mi raccomando, prenditi cura di te. Prenditi cura di te. Contattaci ogni tanto, ok? E ti terrò una stanza libera alla locanda. Beh, ci hai aiutato con un sacco di roba. Grazie mille, bro.
signori, abbiamo finito Persona 4 Golden col bad ending. Pensavate fosse finita così? Il cazzo con le patate. Questo è il bad ending. Se volete vedere il true ending di Persona 4 Vanilla, tra virgolette, dovremo aspettare lunedì.